come scegli nel disprezzo della gente mentre scegli con purezza di fanciulla puoi sognare una vita da matrona tu pensavi. Tra le mura impudridite la cercavi come spettro nella notte, tu vivevi dentro il letto dello sposo, pure odiavi tra le braccia dello schermo, dopo amavi dentro il letto dello sposo, pure odiavi tra le braccia dello schermo, dopo amavi come donna finalmente tu. Via quattro campani, li peli mi sembravano cortai.
va al di là del normale. State a sentire, state a sentire. Dovete sapere che quando è arrivato il momento cruciale, sua madre è stata portata in sala parto e lì vi rimase per la bellezza di 64 giorni. Non che ci riesci, non la parte maniera. Ma tutti mi gridavano, tutti mi chiamavano. Io non morii in esciu in un modo così tradizionale come fanno tutti i bambini di testa. Io volevo uscire di faccia. E non so perché volevo vedere il mondo come è fatto, perché mi avevano detto tante cose brutte, però tutti mi insistevano, tutti mi chiamavano, insomma io non voglio essere una parte maniera. Ma come si dice, signora, di parte nostra, come si dice, dicimi, stagi buono uno fino a chi vuoi? No. Natru, brava! È arrivato un medico! Un medico? Un luminare! Un luminare? Una riescenza, insomma, va! E tanto dice, tanto dici che ha trovato il modo per farlo uscire fuori come un razzo! E partorire ci ordina punturi. E già mattina, sei dopo 4 ore. Se tutto questo non gli farà bene, a 3,50 appena calosuli. Per si pigliare tutti gli denari, pur un terici, fici d'indizione. E si impilare tutti gli punturi, aia! Ci vogliono 40.000 mani per ritirare tutti i medicini. Ci vogliono 300 camioncini. La 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 la. Svariati anni fa. Ora andavi i clinici. Andavi in clinici. Andavi in spitali. Andavi in spitali. Andavi in ambulatori. Chi è? Perché da dire? Cerchiamo di spiegarmi in tutti i maniere, ma non c'è niente da fare. È inutile che intrizza e fa cannola usando che te valgono. Non sono. E chi è che da dire ancora? Dici. No, stavo pensando una volta. A gente di parte nostra. Si credeva che all'ambulatorio erano una specie di... una specie di ospedale ambulante! Zitto. Ma lo sai che forse, pensandoci bene, non è poi così una buffonata? Strano che non ci abbiano ancora pensato! Forse... è l'unica cosa che ancora devono inventare. È nata cosa! Perché te lo dico? No, questa è bella la mia cultura. E puntala! Ma immaginate, che bella pensata sarebbe una clinica a rotelli con tutti i medici affacciati da finestra che gridano cangiamo malati vecchi chi nuovi! Cangiamo malati vecchi chi nuovi! Il dato è tratto, disse una persona appena mi ha visto nascere. Un dado, capite? Dopo tutti quei sacrifici e dopo tutte quelle punture, neanche la soddisfazione di veder nascere un bel bambino. Un dado, è per giunta scemo. Venite, vecchi, giovani e pezzenti, state a sentire tutti, brava gente. È vero, tanto tempo passare, ma visto che vedete, poi ne scivo, non morti fame, storto,
e a tutti i buchi sempre sti presenti. A gente di le case lo cacciavo, lo gran casino forse combinavo. Già quando è nato tutti scontentavo, pure i genitori lo tradivo. Per tanto tempo si fece aspettare, ma ora finalmente arrivi. Per tanto tempo si fece aspettare, ma ora finalmente arrivi. Ma ora finalmente arrivi. Ma ora finalmente. Che bello aver potuto conoscere tanti bambini completamente diversi da lui e da quelli che di solito frequentava. Sono passati 2 mesi dal primo giorno di scuola e già, sembrano così tanti. Quante domande, quanti problemi e poi quel maestro, ma perché si ostina a farlo parlare per forza in italiano? Ciccio si è offeso. Certo che si è offeso. Lui ci tiene alle sue cose. A tutte le sue cose. Anche al dialetto. E quanto è stata bella. Quanto è stata bella quel giorno. La lezione sui mestieri. È stata talmente bella che il nostro Ciccio si è convinto di non amare la scuola, ma di voler lavorare. Scegliere un mestiere. Ma da scuola, ma a scuola non mi piace il baio, ecco. Perché non mi piace il studio. E poi il maestro è queste cose brutto. E mi punta quando una cosa, quando un'altra, e basta, non ce la faccio più. Però usaccio, eh. Usaccio che andai a girare a scuola fino a 14 anni. Ma dopo non mi fregano più. No. Perché dopo mi scegli un mestiere. Mi scegli un mestiere che mi faccio tante soldi, perché io voglio faccio tante soldi e per me faccio una cosa che mi piace a mia. Sapete che vai a faccio? Dove nate che vai a faccio? Vai a faccio un falegname. Già sei bravo, busca il bello San Giovanni, un mantello, un ben armato, fallettino, se ci incendi il corpo.
oseremmo dire, traumatizzante. Ma il nostro Ciccio è un bambino che non si tira indietro davanti alle avversità. Di mestieri, per uno che come lui ha tanta voglia di fare, ce ne stanno parecchi. Ma come ha fatto a scoprire questa triste realtà del falegname, direte voi? Di preciso non si sa. Forse per il semplice fatto che, guardandosi intorno, guardando la televisione, parlando con gli amici, ascoltando la radio e osservando attentamente anche la pubblicità. Sì, quei grossi manifesti che ornano i muri del suo paese e che stanno attaccati anche sulla facciata della sua scuola. Ha scoperto, suo malgrado, che l'attività del falegname non è più come quello di una volta. È cambiato. Forse non esiste neanche più. E me? Posso fare tante mestieri, cavo io, non stai manco qua, mi conto quanto posso fare. Certo. Un maestro non mi poteva dire come stavano esattamente le cose. Sapete che mi disse una volta? Mi chiamai su lassù, mi faccio uno scorso strano. Mi dissi che a scuola andiamo e crescimo, che non dobbiamo ti cacciamo da testo fatto tu lavoro, che andiamo a studiare. Oh, ma quando studio, studio. Io diceva che non dice per noi. E dice che io pagano per non dice e per non imparare queste cose. Siamo a posto, se stai come ho fatto tu falegname. Siamo pensate belle per vesti e per lavorare. Ma guardate voi che faccio tosta, figlioli. Voli e ti convinci che studiare è meglio di un lavoro. Ma figlioli, niente a testa dura però. Io sono più famoso per quanto a testa dura andai. Non posso fare un falegname prima, che mi piacia. Faccio un'altra cosa, che mi piace lo stesso di un falegname. Sapete che faccio ora? Ma io faccio un forgiato. Quanto muscoli che lavi, che so grandi che di mani, che tenaglia te lo ferro, alla mano lo martello. Quanto è bello sto misteri, chi comanda i cavalieri, se t'avvicini chi gli parte, tutto cavaglio non ci va le scarpe, se li cerchi tu favori, ci faci muro tutto su me, costruisci se al marito denari. Figlio facci cucinare, fabbricandoli cardari, e asse forte con la venti, piego ferro come un enti. Una cosa è certa,
fino a questo momento il nostro povero Ciccio non ha avuto altro che delusioni. Qualcuno potrà dire che è un fatto positivo, in quanto scopre la triste realtà della vita e in un tempo non molto lontano rispetto ad altri sarà avvantaggiato. Tu, Ciccio, cosa ne pensi? Io dico che altri dicono che sono un bambino presuntuoso ed arrogante. E perché? Perché lo faccio come tutti gli altri bambini, buoni e ubbidienti. Sicuramente chi sta i miei maestri in scuola. È passato tanto tempo dal primo giorno di scuola. Ora Ciccio fa la terza media. E quest'anno, dopo aver superato gli esami, dovrà decidere se continuare a studiare oppure iniziare a lavorare. Ed io sono convinta, arrivati a questo punto, che sarete tutti curiosi di sapere se in tutto questo periodo il nostro eroe ha cambiato idea oppure gli è rimasta ancora la voglia di lavorare. Beh, è difficile dare una risposta. 8 anni sono lunghi da passare e comunque posso dirvi che il maestro e tutti quelli che si sono succeduti hanno continuato inesorabilmente l'opera di persuasione. Fargli cambiare certe idee da parte sua e il nostro Ciccio ha continuato a parlare il dialetto, imparando naturalmente anche l'italiano. E nonostante le varie delusioni, ha continuato a sognare di giorno e di notte di poter fare un mestiere come il fabbro o il calzolaio, uno di quei mestieri che appunto si sogna.
Finalmente veniva a scuola. Ora non mi posso complicare, faccio figlio che fanno egli. Alanova, aspettava sto minuto come chi gli arcegliuzzo che spetta di trovare la libertà in esce dalla caccia. E invece bisogno, io mi sento libero, mi sento pure in corpo. Ma io non riesci a capisci, guardate come mi sento un poco strano. Non so ma che mi sta succedendo. Forse a causa, a casa, a causa del diploma, mi fecero tutte le feste. Mi dissero che io sono bravo, che io sono sprecato, ma non lavoro così. Come bene bene. Che io se continuo a scuola, sono bravo e posso continuare, divento una persona importante. Ora dico io posso continuare a scuola, abbiamo diventato una persona importante e siamo d'accordo. Senza sai ciò che è una cosa importante. Probabilmente qualche cosa schifosa che è a mia non mi piace faccio. Oppure mi invento un mestiere. Uno degli mestieri che non è poi così importante, però a mia mi piace. E voglio un faccio. Figliolo, due volte cercare tentaia e due volte sbagliare. Ora la terza volta non hai sbaglio più. Mi entro, ho un di piglia piglia, se bene, bene, se no passa che no. Faccio come io di tre carte. E uno. E due. E tre. Scarpare. E piglio spacco un terzo velo, piglio spacco un terzo velo. Da
da quella scelta così infelice è passato tanto tempo. Adesso quel bambino di nome Ciccio non si chiama più come una volta. Adesso si fa chiamare signor Francesco, anzi, per essere più precisi, Don Francesco. Il linguaggio che usava una volta non lo ricorda più. È, dice lui, soltanto una forma di folklore. Come parla bene l'italiano! Aveva ragione il maestro. Adesso è diventata una persona importante. Viaggia in aereo, gira tutto il mondo, dà consigli a tanta gente e parla. Parla, discute, parla, parla. Buonasera. Parla. Buonasera. Ma sarà. Sarà contento quel bambino di nome Ciccio? Chi lo sa? Una cosa è certa, il suo sogno era quello di fare un mestiere come il fabbro o il calzolaio. Ora fa tutt'altra cosa. Mio compare! Ascolta, quella faccenda in provincia la sistemiamo subito, non preoccupare. Facciamo una giunta e la sistemiamo. Avete problemi in provincia? Alla regione, al comune? Ciccio Francesco risolve tutto, signore! Non riconosciamo per Dio, domani facciamo un consiglio comunale solo per lei! Solo per lei! Guarda, lo chiamo! Una cosa... E se poi non è lui, che faccio? Magari facciamo un massimo. Ma poi vediamo. Insomma, in qualche modo la aggiustiamo, signora. Che gli importa? Dai, mi scusi? Quanto parla? Mi scusi? Buonasera. Buonasera a lei. Ma lei è? Ma lei è? Il signor Francesco? No, mi scusi? Mi scusi, Don Francesco. L'onorevole, sì. No, guardi, no. Diamoci del tu. Volentieri? Mi chiami Ciccio. E lei? E lei, aspetti, mi lasci nominare. Lei sicuramente è quella famosa chicca. No, mio caro, no. Si sbaglia, io sono Luisella. No, Luisella, sembra di non sentire questo nome, Luisella. Bene, Luisella, cosa fa nella vita, mi dica? Guardi, io sono laureata. Oh, laureata. Sociologia, oh, ma... Oh, sociologia, sociale. Argomento disoccupato. Oh, beh, come del resto tanti altri giovani come lei. Sì. Signorina, lo sa che, guardandola bene... Cosa? Che le posso dire? Cosa, dica? È messa su bene, signorina. Grazie, onorevole. Le posso dire una cosa? Cosa? Oggi è il suo giorno fortunato. Davvero? Sì. E perché? Ehi, non vedi perché? Mi dica lei perché? Perché ha incontrato me sulla sua strada. Ma certamente, onorevole, certamente. Sì, signorina, mi andava di fare di farle una proposta, così. Proponga? Visto che lei si presenta bene, sì. Direbbe di un colloquio di lavoro nel mio ufficio. Un colloquio di lavoro? Sì, un colloquio di lavoro, sì. Ma proprio nel suo ufficio? E così funziona, eh. Che emozione! Va bene, ma mi dica di quando? Guardi, anche subito se lei è d'accordo. Adesso! Che c'è di male? Adesso! Lei è pronta per prendere la valigia? Sì, no, vabbè, andiamo, sì. Un po' imbarazzata. Un po', sì, andiamo. Andiamo, dai. Mi trovo un po' impreparata, ma mi scusi, onorevole, il suo ufficio è molto distante da qui. Ma saranno un paio di chilometri. Guardi, ho il mio autista che ci aspetta in barca. Perfetto, allora lei vada a chiamare l'autista, sì. Nel frattempo io, se permette, faccio un gioco sui colori. Sì, bene. Lei vada, io lo prendo qui, vada. Oddio, un colloquio di lavoro, con un onorevole, oddio, non ci posso credere, e quando mi dà vita più? E non sul fatto di una buona pasta. Mi sembro non so bene che la pizza. Mi dinno, va, tindi, non c'è.
la piazza di sto bello paesino. C'erano Peppi, Ntoni, c'era Moro Serafino, chi io vecchio già, chi contava il destino. C'era una volta, disse lo sgangato, lo signorino bello e assai stimato. Erano mesi davanti allo trappito, parlava in una giornata e si è scialato, gli dissi: siete tutti fortunati, voi non dovete fare gli emigrati, l'Italia voi sapete come loro, Repubblica fondata sul lavoro. Bravo, bravo. Ma ditemi, su voi vi manca niente, avete l'aria buona, il mare, i monti, orsù, non fatevi condizionare, non siete fatti voi per lavorare, voi siete razza forte calabrese, voi siete tutta gente di paese, ma che serve fare sta rivoluzione per ottenere l'industrializzazione? Bravo, bravo! Grazie, credete a me, non è demagogia, io servo solo la democrazia. Bisogna fare pur la divisione dei beni che ci offre la nazione. Al sud la vita sana e l'aria fina, al nord lo studio della medicina. Al sud conserverete vecchie mura, al nord lo schifo dell'architettura. Bravo, bravo! Infine, al sud offrite con onore, cultura popolare, tradizione. Al nord ci vergogniamo con ragione, offriamo solo l'industrializzazione. Quando ha finito in di conta sti cazzati, di convinciu che siamo fortunati. Io, buono buono, non lo capiscia quando parlava i democrazia. Io non capisco buono, sono ignoranti, io invece e non politicanti. Una sola cosa, io vi saccio a dire, la Bigliricci è stata ma sentire. Ricordo che ha incantato di parole una camminata al bici sul tramvai. Non deppio tempi, mani me lavare, che la montagna si mise a tronare. Non si poteva giullare a respirare, sciusciava lo vento in tale cannarini. Lo cucu giumucciava dei ripari, sembrava un diluvio universale. Madonna mia, che corsa andiamo a fare? Arrivo a casa, saltava pure i muri. Pigliai un gran potente raffreddore, soltanto un vano spazio e pochi muri. Pensava, e belli monti di la sera, eppure mi mancava l'aspirina. E in tal lampo, forse capiscia lo significato di democrazia. Vuol dire cambiamento nano raso. Vuol dire cambiamento nano raso. Vuol dire cambiamento nano raso. Con culo rotto e senza luce raso. A democrazia. Mi pare cercare. Sapistica ultimamente penso che andè pure a fare un governo nuovo. E con quale autorizzazione dice il governo nuovo? Sa tu, a te ne sei venuta mia! Ma senti, un'altra cosa. Ma tu per caso capiscisti come si chiama il nuovo presidente del consiglio? Ma io non capiscia, ho visto una mezza parole. Mi sembra che dissero che si chiama. Che si chiama Pensi. Pensi tu. Penso io penso così, ma tu che pensi? E gli è che devi pensare, figlio mio, che siamo combattati bene. Ma ah, sì, così oh, dici tu. Andiamo in casa. E per tu sei, andiamo a casa, figlio mio.